Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi in questo posto pazzesco che è Villa Tasca. Non sono in, come possiamo dire, in un posto caraibico, sono in una delle grandi ville di Palermo, quelle a cui Monti ha tolto l'Imu, per intenderci, anzi ha tolto le esenzioni dell'Imu. Poi tutta sta roba, ovviamente, che è la forza di questo paese, insomma, ce la dobbiamo ciucciare noi. Beh, vabbè, insomma, lasciamo perdere le questioni fiscali di Monti, perché su queste le conoscete bene. Andiamo a vedere i grandi casini che invece ci sono oggi. Buongiorno a tutti quanti voi che iniziate a esserci. Anzi, forse dopo la zuppa vi faccio vedere in che posto straordinario mi trovo, se ci riesco con tutti questi casini. La cosa fondamentale della giornata è questa storia del processo a Salvini, perché non per Salvini, non per le questioni che riguardano, come possiamo dire, un leader politico di cui non ce ne frega assolutamente nulla, ma per il principio. Che cosa sta succedendo? Adesso ve lo dico. Quello che sta succedendo è molto semplice. Metto intanto, ciao Flavio, vedo che ti sei collegato, il mio amico Flavio da... non so se sta ancora in Liguria o sta in Lombardia. Allora, cosa è successo? Che Salvini andrà a processo per abuso di potere e per sequestro di persona. Però la storia la dovete capire bene, perché è una cosa incredibile. Uno si ferma ai titoli: Salvini a processo, e allora dici, beh, insomma, ne avrà combinate di cotte e di crude. Ma perché? Perché per 3 giorni, basta leggere il pezzo di Bianconi oggi sul Corriere della Sera, non il pezzo del Giornale o di Libero o che ne so, di un giornale della Lega, il signor Salvini per 3 giorni da ministro degli interni una nave l'ha tenuta alla fonda, al largo, non l'ha fatta entrare nei porti per 3 giorni. In questi 3 giorni venivano riforniti di viveri, di assistenza sanitaria, cioè sostanzialmente in quei 3 giorni si faceva tutta l'assistenza possibile e immaginabile in quella nave, perché il principio di Salvini, che era un principio secondo me di buon senso, è che in Italia la politica estera ed immigratoria non la decidono le ONG, ma le decide il Ministero degli Interni e la politica italiana. Ebbene, per questo è andato a processo. Allora voi direte, è andato a processo, ci sono dei magistrati. In realtà i magistrati, cioè la procura di Catania, ha detto che non doveva andare a processo, non ci doveva essere un processo. E perché l'accusa dice che non deve andare a processo? Per il semplice motivo che non c'è nessuna limitazione della libertà, si tratta di un'operazione che era nelle regole italiane, va bene? Bene, però il tribunale non accetta il fatto che la procura, cioè l'accusa, dica che non va a processo, ma ovviamente perché ne ha la libertà e ne ha la facoltà, lo rinvia giudizio. Ci sarà un tribunale dei ministri o comunque un tribunale speciale che deciderà se e come andare a processo. Nel frattempo voi direte, è esattamente come dice Bianconi, la stessa storia della 18, in cui il Consiglio in cui il Senato poi negò l'autorizzazione a procedere. Ma Di Maio, che all'epoca era con il Movimento 5 Stelle, smentì anni delle sue, come possiamo dire, battaglie a favore dei magistrati contro i politici, e l'altra volta Di Maio decise che non doveva andare a processo, questa volta dice Di Maio sulla 18 in realtà noi volevamo fare un gesto nei confronti dell'Europa. Invece su quest'altra nave, Gregoretti, Salvini ha agito per interesse personale. Allora, ragazzi, vale tutto. Salvini, o chi per lui, dice, mi sembra Molteni, avvocato all'epoca sottosegretario di interni, dice, beh, si tratta di un piccolo uomo. Fatemi dire, io voglio dire, non voglio beccarmi querele come spesso avviene in questa zuppa, però insomma, uno che soltanto un anno fa difende il ministro degli interni sulla 18 e per la stessa identica cosa per cui la procura chiede l'assoluzione e l'archiviazione invece dice che deve andare a processo, si capisce che toc toc, si tratta soltanto di una questione politica. Cioè, io non so se sia un piccolo uomo o no, ma è un perfetto politico, quindi si utilizzano i magistrati per colpire il proprio nemico politico. Tra l'altro, magistrati di cui lo stesso Salvini per il 90% salva, ma che ci sono dei magistrati che non vogliono le politiche di Salvini e che facciano di tutto perché queste politiche vengano anche sanzionate giudiziariamente in una sorta di assurda non divisione dei poteri, mi sembra quello che sta avvenendo oggi. Leggetevi, vi dico, il pezzo di Bianconi, e leggetevi le motivazioni per cui la procura dice che Salvini non deve andare a processo per sequestro di persone. La stessa procura lo dice, non lo dicono dei fan di Salvini, lo dicono i magistrati. Eppure Di Maio e il tribunale ne approfittano e dicono adesso vai a processo, rischia fino a 15 anni. Se secondo voi questo è un paese normale, beh, insomma, diciamo che la Repubblica giudiziaria, o comunque di alcuni giudici che si permettono di sindacare scelte politiche o amministrative, è una cosa secondo me allucinante. Sequestro di persone. 3 giorni sulla nave 18. Ovviamente
Questa roba qui creerà un grandissimo casino politico, però lo vedremo nei prossimi giorni. Ben diversa la situazione, o anche piuttosto simile alla situazione di Trump, si parla Licet, il Presidente della Repubblica americana, secondo tutti i giornali di oggi, ovviamente è stato impicciato, come dice, mi sembra, il Tempo in un suo fantastico titolo, perché i parlamentari hanno deciso che anche il Presidente Trump sarebbe, diciamo, oggetto di... avrebbe fatto delle cose che non si devono fare, di abuso di potere, avrebbe chiamato il presidente della Repubblica Ucraina per far sì che si continuasse un'indagine nei confronti del figlio di un suo concorrente alle elezioni democratiche, Biden. Io non so bene se questa cosa è avvenuta o non è avvenuta, però si tratta veramente di un'altra storia straordinaria che, come dice oggi Gaggi, non toglie alcun, anzi polarizza il voto negli Stati Uniti, un'altra grande mossa elettorale. E a me Trump non mi sta particolarmente simpatico, ma l'idea che questi provano di fargli un impeachment un giorno sì, un giorno no, dà il senso che anche negli Stati Uniti c'è, come possiamo dire, un tentativo di utilizzare la magistratura, o comunque non la magistratura, questioni giudiziarie extrapolitiche per ribaltare il corso delle urne. Al Senato, secondo tutti quanti, in realtà poi dove c'è una maggioranza diversa, sarà molto difficile che questo impeachment potrà andare avanti. Insomma, se passiamo da Salvini a Trump, finiamo a Lannutti. Lannutti per fortuna rinuncia, fa un passo al lato, l'antisemita Lannutti, come l'ha definito ieri Mattia Feltri, fa un passo al lato sulla presidenza della commissione banche. E terza grande notizia di giornata per l'Italia è questa situazione che si è verificata al Parlamento, per cui 64 parlamentari hanno firmato per chiedere il referendum confermativo della legge costituzionale che prevede la riduzione dei parlamentari. E qui trovo, lasciate perdere le tecniche politiche, perché l'hanno fatta, ce lo spiega Carioti sul Libro, secondo me meglio di tutti gli altri, e cioè, anzi diciamolo subito, che cosa succede? Se c'è un referendum, cosa succede? Si deve andare a chiedere agli italiani di votare, ma se si deve andare a chiedere ai votare degli italiani, si rimanda un po' più in là l'approvazione di questa legge. Allora, qua ci sono due considerazioni da fare. Se la legge fosse non sottoposta al referendum, si sarebbero subito tagliati i parlamentari. Per gli attuali parlamentari sarebbe stato più difficile essere eletti, semplicemente perché il numero dei parlamentari scende, quindi questi parlamentari si sarebbero goduti il loro stipendio fino alla fine della legislatura del 2023. Essendoci la mannaia, la possibilità che il referendum si faccia, c'è una possibilità, anche se remota, che i parlamentari dicono andiamo a votare subito, in maniera tale che comunque la prossima legislatura continueremo a essere 1000 e non ci sarà il taglio dei parlamentari, che varrà soltanto se il referendum dovesse essere approvato dagli italiani per la legislatura prossima. Quindi è un recuperare un po' di spazio e di possibilità di essere eletti dagli attuali parlamentari che si cagano sotto, che perderanno posti di lavoro nel prossimo legislatura. Carioti ci racconta questa roba in maniera molto semplice, ma la cosa più straordinaria nel pezzo di Travaglio oggi riguardo a questa questione parlamentare, ve la leggo: soldi pubblici per organizzare un voto dall'esito scontato. Cioè, il non detto del grande giornalista del Fatto Quotidiano qual è? Che non dobbiamo sprecare i soldi per le elezioni, perché tanto si sa come vanno a finire. Beh, con questo criterio sappiamo anche chi vincerà le elezioni secondo i sondaggi. Che facciamo? Non andiamo a elezioni? Mi sembra un criterio, diciamo, piuttosto singolare della democrazia che ci ha Travaglio, posto che poi i referendum si devono fare e bisogna vedere se effettivamente tutti gli italiani, come io penso, in realtà voteranno sì alla riduzione dei parlamentari, sulla quale però ci sono tante persone che sono contrarie. Ad esempio, leggo Marmo oggi sul Quotidiano Nazionale, che dice le soluzioni ipocrite, cioè sperare di risolvere i problemi italiani riducendo il numero dei parlamentari, riducendo gli stipendi parlamentari, mi sembra una via corta e stretta per cercare di migliorare le cose in questo paese. Seconda cosa che riguarda Salvini in questa giornata è una cosa ignobile, ma ignobile non perché è una cosa grave, ma perché è talmente piccola e talmente piccina che vale la pena ricordarla. Riguarda sia Meloni sia Salvini, e ve le racconto tutte e due. La prima è di una ragazza che si siede in aereo accanto a Salvini, Salvini si addormenta e la ragazza fa il dito medio, questo a Salvini, mentre dorme si fa un selfie e lo pubblica su Instagram. Brava, sei proprio una fica, brava. La classica, vedete, questi sono gli esseri umani di Piazzale Loreto, cioè quelli che sputano sul cadavere o sputano sul potente, e quelli che di nascosto fanno la vigliaccata. C'era una scuola, ci sono al lavoro, insomma, questo genere di sfigati qui per me danno il senso orribile, come possiamo dire, della vigliaccheria. Oggi Del Vicolo commenta bene, secondo me, sul giornale, gli altri giornali ne parlano relativamente, però insomma, quando si parla in un paese di odio, in un paese che
che... Ecco, quella foto rappresenta che cosa? La maleducazione, ma anche qualcosa di più, l'incapacità delle persone di confrontarsi con i propri avversari politici o quelli che non amano in maniera disgustosamente vigliacca. Vigliacca, complimenti a questa ragazza che nella sua piccola constituency ha detto brava, quanto sei stata brava a fare il dito medio a Salvini mentre dormiva. Io la trovo una vigliacchetta di merda, scusatemi il termine di prima mattina. Che altro vi volevo dire riguardo a questo? Anche la Meloni ieri che scrive un tweet, io la trovo un'altra cosa incredibile, un tweet per una mamma nigeriana che vede il bambino di 5 mesi, di pochi giorni, scusatemi, morire in un ospedale, non mi ricordo dove, e con qualche cretino delinquente che fa delle battute su questa ragazza di colore che muore, un bambino che muore, una mamma, e questi si permettono di fare un commento, neanche da commentare una cosa così disgustosa. Beh, insomma, lei, ovviamente, la Meloni, fa un tweet dicendo ma mi sembra una cosa disgustosa, le cose normali che può dire un politico nei confronti di questi volgari, maleducati, osceni commenti nei confronti di questa bambina morta in un ospedale, e riceve gli insulti della sinistra. La Meloni riceve gli insulti perché si è permessa di fare un tweet solidale con questa mamma nigeriana. Questo è il mondo, no? Il mondo di Piazzale Loreto che va avanti. Altre questioni, diciamo, di giornata, beh, insomma, ci sono due attacchi straordinari, nel senso che ci sono, c'è una doppietta di Sallusti e di Feltri contro due giornalisti antipatizzanti. Quella di Sallusti nei confronti di Selvaggia Lucarelli, rea di aver difeso un giornalista che è andato dalla D'Urso e ha detto che la D'Urso sarebbe una prostituta, così come tutti quelli che partecipano alla sua trasmissione. E Sallusti ne prende il destro per fare un pezzo... non so, violentissimo contro la Selvaggia Lucarelli, dice la giurata di Ballando sotto le donne, la pubblicista che ci fa la moralista e che dimostra quanto le donne possano odiare le donne, si riempiono la bocca, dice Sallusti, della difesa delle donne, del genere femminile, e poi una donna che viene insultata e considerata una puttana da un giornalista e durante una trasmissione non viene difesa quella donna insultata, ma viene difeso il giornalista che insulta quella la D'Urso, e dice mi sembra una cosa pazzesca, che qualifica la Selvaggia Lucarelli. Altro attacco fenomenale di Feltri a Scanzi, che è un giornalista che compare spesso in televisione, e gli dice ti querelo perché hai scritto una cosa su di me completamente falsa, secondo me non vale la pena dei un paio di 1.000 euro che dovrà pagare l'avvocato Sallusti per Feltri per querelarlo, l'abbronzato del Fatto. Senti, ci sono un paio di altre cose che vi voglio segnalare che possono sembrare minori, ma secondo me sono incredibili. Intanto la questione fondamentale è quella di 5 righe del Sole 24 Ore di oggi. Ve le devo leggere perché in altri tempi avrebbero fatto i titoli di tutti i giornali. Oggi sono 5 righe, vi giuro, in prima pagina, però il Sole 24 Ore, che sta attento a queste cose, la cita. I BTP italiani, cioè i titoli di Stato del debito pubblico italiani, sono arrivati a rendere in 10 anni l'1,338%, cioè niente. Ma il punto non è che rendono poco i BTP italiani, il punto è che rendono 1,338 gli italiani e i greci l'1,294, cioè gli interessi che paga il governo italiano sono superiori agli interessi che paga l'ex fallito governo greco, cioè l'Italia c'è il titolo decennale che rende quasi di più in Europa. È una cosa incredibile, che avrebbe detto il sorpasso della Grecia nell'Italia, l'Italia è il peggior paese d'Europa, il paese più a rischio, eccetera, sarebbe stato se ci fosse stato qualcuno al governo. Con questi qua zitti e muti, 4 righe sul Sole 24 Ore che ci spiegano anche un motivo tecnico per il quale questo sta avvenendo, cioè che le banche greche potranno comprare più titoli di Stato domestici, e quindi questo, aumentando la domanda di titoli di Stato, farà sì che i titoli diminuiscano di loro valore, di loro interesse. Insomma, questa è una vicenda tecnica, ma questa vicenda tecnica, secondo voi, come sarebbe stata descritta? Cioè se l'Italia si fosse trovata a essere superata dalla Grecia in un altro frangente economico? No, ve lo chiedo, perché io ho bene idea di che cosa sarebbe successa. L'altra cosa incredibile è quello che dice l'amministratore delegato della RAI a Repubblica. Dice, i partiti bloccano la mia RAI, bloccato il pacchetto delle nomine, cioè sono mesi che non si mettono d'accordo sulle nomine dei direttori dei RAI, dei direttori dei telegiornali, dei direttori di rete, insomma è l'apertura di Repubblica. Ma chi sono i partiti? Chi sono i partiti? Cioè noi qua stiamo parlando di Movimento 5 Stelle che PD litigano per i vertici della RAI, cioè i grandi moralizzatori che litigano per i vertici della RAI. Io la trovo una cosa, anche questa, incredibile. Bene fa Repubblica a intervistare Salini e a raccontarcela. Conte intervistato dalla Stampa, cioè l'house organ della Fiat, diciamo così, per essere delicati, dice delle cose sulla fusione Fiat-Peugeot.
fantastiche. Rullo di tamburi, sapete che cosa dice Conte? La sfida globale si affronta tutelando l'occupazione. Ma che cazzo vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ci sono 4 miliardi di euro di sinergie, secondo voi come lo fanno? Toc toc, Conte, ma parli come Magni ogni tanto. Impossibile, l'avvocato Fagiano dice sempre queste frasi straordinarie. Ve le rileggo. La sfida globale si affronta tutelando l'occupazione e la fusione Fiat-Peugeot serve all'Europa. Io dico, veramente, è Monsieur, ma non la Palisse. Io non so, ma parliamo di quello che vuole veramente per l'Italia, cosa vorrà dire il fatto che la Fiat, che già ha una sede in Olanda e a Londra, si fonderà con la Peugeot e l'amministratore delegato di questa azienda sarà un francese, anzi non è un francese, un portoghese di emanazione Peugeot. Questo forse, cosa vorrà dire per le fabbriche italiane? Cioè, quanti temi veri, seri ci sono in questa nostra incapacità di trattenere le aziende? Ultima cosa riguarda l'Alitalia. Beh, oggi mi sembra di averlo letto. Dove l'ho letto all'Italia? L'ho letto forse sul Messaggero? No, sempre sul Sole. Caos all'Italia, ma lì il ministro dello sviluppo economico Patuanelli dice che perde ogni mese 2 milioni di euro. Perde all'Italia. Beh, insomma, forse una soluzione per questa azienda, per non doverla pagare sempre noi, si dovrebbe trovare. Tant'è che sempre sulla Sole 24 Ore la Vestager, che è la commissaria europea per la concorrenza, dice: ragazzi, quei 400 milioni che state dando, non è che ci potete prendere per il culo per tutta la vita. Già gli avete dato 900 facendo finta che fossero un prestito e poi sono andati a finire come capitale, e rischia di essere un aiuto di Stato. Poi possiamo anche discutere se è giusto che lei se ne occupi o no, ma dal punto di vista lessicale, anzi economico, se tu presti dei soldi e poi non te li danno indietro, certo quello non è un prestito, come l'Italia ha cercato di far credere all'Europa quando dava quattrini all'Alitalia che ne brucia 2 milioni di euro al giorno. Beh, insomma, io direi che per oggi, da questa straordinaria Villa Tasca qui a Palermo, io vi saluto. Si tratta di una giornata non bellissima, però con un parco di questo tipo, insomma, ci mette tutti quanti di buon umore. Spero che lo sia anche il vostro. Vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it, perché ci sono, anzi, a voi di Instagram vi faccio vedere un po' di che cosa, di dove siamo, eh? Guardate che cos'è. Aspetta che sto facendo vedere ai miei amici di Instagram che posto favoloso è quello in cui mi trovo prima di salutarvi. Quindi vi saluto a tutti quanti, agli amici di Instagram. Eccoci qua, e abbiamo così concluso anche con gli amici di YouTube e di Facebook, a cui do appuntamento a domani. Ciao!